Il MoMA di New York dedica una retrospettiva all'artista e cantautrice islandese Björk. Questa è un'occhiata sulla sua ventennale carriera, ritmata da 7 album pubblicati a partire da Debut del 1993 fino a Biophilia del 2011, che risulta essere un ibrido tra un'app e un album musicale, con grafiche interattive e animazioni. Björk mescola da anni suoni, immagini e non solo. Curata da Klaus Biesenbach, dirigente del MoMA, evoca inoltre le collaborazioni di Björk con registi, fotografi, stilisti. Non volevo assumere il suo sguardo di artista che vuole essere artista visiva. Lei è una musicista, una compositrice, collega la musica classica col pop, il funk. Non volevo fare di lei qualcosa che non è. Quindi tutto quello che ha un valore visivo è opera di un autore diverso. Ogni foto è scattata da un fotografo, un video fatto da un regista, ogni architettura da un architetto. Lei non è scultore, non è pittore, è un autore diverso. Questa mostra sperimentale offre ai visitatori un'esperienza diretta della sua opera, anche attraverso la realtà aumentata. La sperimentazione investe inoltre l'ascolto della musica con l'audio guida sperimentale Songlines. È una mostra molto personale. Abbiamo creato un viaggio sonoro. L'unica cosa che si vede quando si guarda in alto per concentrarsi sull'ascolto è Björk. Le copertine degli 8 capitoli dei suoi lavori. L'unico personaggio che alla fine spicca è lei. Snodo centrale della retrospettiva è il video di 10 minuti intitolato Black Lake, girato nelle scorse estati nei campi di lava in Islanda. La canzone fa parte dell'ultimo album, Vulnicura. La mostra newyorkese si chiude il 7 giugno.